grazie di essere intervenuti a questa iniziativa della Provoco in occasione della giornata nazionale del dialetto. E parleremo del dialetto, un'eredità da custodire. La nostra lingua è stata influenzata da tante correnti linguistiche, soprattutto nel passato, da tante popolazioni che si sono alternate sul nostro territorio, ma affonda le proprie radici di quelle che sono le tradizioni popolari, la cultura contadina. Volevo ringraziare per la presenza, saremo in diretta streaming su Radio OK, e qui c'è l'operatore, e volevo presentare i relatori. Lo faremo grazie agli interventi della professoressa Anna-Rita Miglietta, un'omonimia non casuale, mia sorella, docente di linguistica presso l'Università del Salento. Grazie all'intervento anche del professore Sobrero, professore emerito dell'Università del Salento, già rettore della stessa università. Ringrazio le lingue, sono non soltanto negli anni 80 del secolo scorso. E si è interessato, cercando la sua attenzione, soprattutto sulla diversità linguistica come uno degli elementi essenziali delle diversità culturali dell'Europa. Anche se poi bisogna aspettare il decennio successivo perché la sezione del patrimonio culturale immateriale, grazie ad un certo Stefan Worm, si redigesse il libro rosso dell'UNESCO, quello che noi conosciamo con Red Book of Heritage Languages, o libro rosso per i francesi. L'UNESCO classifica le lingue in 5 categorie in base al livello di rischio estinzione, lo vediamo nella diapositiva. Definisce le lingue vulnerabili, quelle che la maggior parte dei bambini parlano ancora, ma utilizzata soltanto in alcuni contesti. In pericolo sono quelle lingue che i bambini non parlano più come lingua materna. E seriamente in pericolo invece la lingua parlata dagli anziani, dai nonni, i genitori capiscono, ma non parlano la lingua né tra di loro né con i bambini. E le lingue in situazione critica, la lingua viene parlata solo dagli anziani, dai nonni, che tuttavia la utilizzano in tutte le occasioni, ma solo parzialmente, e poco infrequente, poi la lingua estinta, quella lingua che non viene più parlata. Come ha dichiarato il direttore dell'UNESCO, Mansura, del 2004, la scomparsa di una lingua porta alla sparizione di numerose forme di patrimonio culturale immateriale, in particolare della preziosa eredità costituita dalle tradizioni e dalle espressioni orali, da poemi alle leggende fino ai governi di cui sentiremo parlare dal professore Sobrero, e ai morti di spirito della comunità. La perdita delle lingue avviene così a detrimento del rapporto che l'umanità mantiene con la biodiversità, perché esse veicolano numerose conoscenze sulla natura e l'universo. Ed è per questo proprio che l'Unione Europea, a partire dagli anni 80 del 1900, con la Carta Comunitaria delle Lingue e Culture Regionali e la Carta dei Diritti delle Minoranze Etniche, si è dimostrata sensibile al problema, cercando di intervenire a favore delle lingue, delle culture minoritarie con progetti e finanziamenti, noi li conosciamo perché ne abbiamo avuto il diritto, sensibilizzando gli stati membri alla promozione dell'insegnamento delle lingue e delle culture regionali nell'ambito dei programmi ufficiali dalla scuola materna sino all'università. Nella risoluzione Chirilea del 1994, il Parlamento europeo promosse la difesa del patrimonio linguistico e la salvaguardia delle lingue minoritarie, affermando i diritti dei popoli nel rispetto della diversità linguistica come risorsa indispensabile per l'arricchimento culturale. La Carta europea delle lingue regionali e minoritarie
è adottata a Strasburgo nel 1992, un documento al quale devono attenersi tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda il nostro paese, noi abbiamo avuto la legge 482 del 1999, che indicava come lingue a rischio, seriamente in pericolo, vedete la lingua Valser della Val d'Aosta, il croato del Molise, abbiamo anche il lingua del Salento, poi altre in pericolo e altre vulnerabili. Ma quali potrebbero essere le conseguenze se queste lingue dovessero estinguersi? Il greco e alcune altre si sono veramente estinte. Come osservato da Alessandro Durante, che è un antropologo, nel suo bel testo Antropologia del linguaggio, il linguaggio deve essere inteso come risorsa culturale, un insieme di pratiche culturali, sistema di comunicazione che non solo consente di creare rappresentazioni intersidiche, ma aiuta i parlanti a fare un uso nel costituirsi di atti sociali essenziali. Infatti, sebbene la lingua madre sia primo luogo di socializzazione, di grammaticalizzazione, di categorizzazione della conoscenza, spesso questo lo dimentichiamo, così presi dalla vorticosa corrente globalizzante, tanto che solo le popolazioni indigene sembrano più propense a voler preservare, poiché difensori di una stretta relazione spirituale e materiale con l'ambiente naturale. Ma ogni tanto, come ho detto, lo abbiamo perso questo senso. Solo per fare un esempio, la linguista Tori osserva come alcune popolazioni indigene del Messico abbiano dimenticato i nomi di alcune piante medicinali e loro impieghi dopo essere diventati bilingue, perché lo spagnolo, entrando in contatto con la lingua materna, l'ha soppiantata e, non avendo lo spagnolo più i termini corrispettivi, un po' quello che vedremo adesso anche per il nostro dialetto, ha fatto sì che si perdessero saperi presso le nuove generazioni. La perdita di una lingua porta alla perdita di informazioni sulla storia, le tradizioni, l'ambiente in cui una comunità si riconosce. Infatti, senza andare troppo al di là, vediamo un po' che cosa è successo in Salento. In Salento abbiamo, sopprime io, abbiamo condotto dalla fine degli anni 90 fino all'inizio del decennio del 2000 alcune indagini. E le abbiamo fatte sui fenomeni meteorologici, sui nomi dei mestieri, dei recipienti e di animali di questa nostra subregione. E avevamo proprio osservato un'analogia con tutte queste comunità, con queste etnie. Come nella nostra subregione l'italiano, cioè la lingua di prestigio, avesse sostituito alcuni termini che non sono soltanto semplici denominazioni, ma sono indizi di una creatività popolare molto vivace, di una comunità che condivide e si identifica con l'ambiente che abita e le risorse che utilizza e sfrutta in un sistema economico indigeno ormai soppiantato da una moderna economia. Infatti, durante le nostre ricerche avevamo proprio rilevato che per i nomi dei recipienti di ceramica rustica, delle tante forme, come quelle che noi possiamo vedere, se io riesco a utilizzare il computer di mio modello, ecco, abbiamo un bile, però di un po' di bile ozze, papase, perché lo avevamo studiato attentamente, quelle che forse alcuni di noi, qualcuno di voi ricorda ancora, ma noi abbiamo trovato nelle nostre indagini una certa vaghezza semantica, cioè proprio dei significati, nelle loro denominazioni, soprattutto a livello di giovani. Infatti, questi hanno perso la competenza specifica, non sanno più per che cosa servissero, e anche una ricchezza lessicale che sostituiscono formando, etichettando i recipienti con iperonimi, diciamo noi, cioè con termini generali. Di solito non hanno identificato questi contenitori come recipienti. Si è persa quindi la tradizione, un sistema culturale, un'economia rurale che ha lasciato il posto ad un sistema moderno che ha portato con sé anche la perdita delle parole che codificavano l'antico.
Risultati analoghi abbiamo riscontrato nei nomi degli animali. Noi avevamo fatto un'indagine sul grillo, la cavalletta, la gazza, la gallina e il pipistrello. Mi soffermo un attimo soltanto sulla denominazione di pipistrello, per cui il famoso dizionario Ross, dizionario dei diritti sanitini, quindi quanto invidibile per le nostre inchieste, presentava 33 varianti, cioè 33 denominazioni, quindi tombili, oppure teoricchio, lauro di notte, come letto incubo, oppure solice d'India, o solice rindine, nel senso di dopo rondine, perché si pensava, intendono, che gli uccelli portassero presagi. Oggi le denominazioni ricorrenti è pipistrello, cioè il termine italiano morfologizzato con la U del letto. Quindi anche per questo campo semantico si è esaurita la vena cognitiva del significante, in altre parole la vitalità della parlata si è esaurita, trovando come resistenza solo timidi avamposti che sono costituiti dagli anziani che sono gelosi del proprio patrimonio si fanno portatori di un altro grado di realtà linguistica, difendendo le tradizioni storico-culturali contro invece il modello imperante, quello dell'italiano. Anche i nomi degli antichi mestieri legati alla coltivazione della terra, zappatore, puntatore, capitano, mulinaro, quelli legati all'artigianato, figure importanti nel paese di Sartori, il calzolaio, chiamato Scarpao, Sola Chianelli, avevamo anche gli armatini, i mulaformici, o il concia Brocker, il Conzalini, o il vasaio di Cutumari, o i costruttori dei canestri, i canizzari, sono stati soppiantati dalle nuove e dai nuovi mestieri e dalle nuove denominazioni. Sono scomparsi del tutto o al più sopravvivono nella toponomastica dei cognomi o i frammenti di cultura locale, appunto proverbi, memoria degli anziani, soprannomi, realizzando forme deboli di resistenza per garantire la sopravvivenza di una cultura materiale che rischia di essere cancellata insieme ad un pezzo di storia. In altre parole, il declino di alcune attività porta inevitabilmente al declino e all'abbandono della lingua che ne era veicola. Anche i nomi dei fenomeni atmosferici, come avrebbe detto Terracini, un famoso linguista piemontese, la storia della fortuna delle idee, di concezioni, di forme, di vita, che una comunità viene man mano accogliendo e svolgendo. E se le dominazioni di termini generali, come pioggia, neve, ormai presentano un'uniformità di denominazione, definitivamente sostituibili ai tipi italiani, come rischio, pioggerella, acquazzone, presentavano varietà un tempo di violazione che il parlante metteva in atto la sua creatività, pensando analogie con altri fenomeni fattuali, reali, concreti, sotto la sua esperienza quotidiana, dando luogo a denominazioni fantastiche, tra volte bizzarre, ma estremamente razzanti. Il parlante denominava i fenomeni che avevano importanza particolare con la realtà economica tradizionale, con la contadina, e spesso per la lotta per la sopravvivenza, fidandosi alla sua osservazione in base all'influenza che essi avevano sulle sue attività agricole. Anche in questo campo semantico abbiamo ravvisato azioni di sostituzione lessicale dovute agli influssi della cultura dominante, con fenomeni di innovazione e di omologazione. Interessante, per esempio, risultano i nomi dei venti che vi ho portato. I venti venivano denominati in base alla direzione da cui provenivano, della Martina Franca, dell'Albania, del Regio, dei Balcani, oppure in base alle loro caratteristiche, secchezza, umidità, faunio,
dall'alluminio, oppure sui, in base agli effetti che avevano sulla terra, sugli allevamenti, scorciacapre, scorciapecore, quasi il vento così freddo, tutto in terra che vengono agli animali. Ultimo esempio, quello della denominazione di oggetti, modalità di giochi fanciulleschi, che hanno origine remota per molto tempo trascurati proprio perché legate all'attività ludica. Anche in questo, come in tanti altri casi, una sfumeggiante ricchezza lessicale, un gioco senza fine di invenzione e di creatività infantile sono stati insapienti. L'orizzonte del gioco infantile oggi coincide con quello del mercato, il gioco ha perso la socialità, ci sono i giochi elettronici, e la creatività, che ha anche creatività linguistica, fatta, come osservava Sobrero, di figure retoriche, metafore, personificazioni, non la coperta, che sembra un articolo uscito sulla Gazzetta della come recensione di un argomento, e innovazioni morfologiche lessicali, inglesi, biologici e esigiativi, più o meno improvvisate, legate ad un gruppo, diceva ancora Sobrero, ad un paese, ad un momento, a volte effimere, a volte no. La fantasia dei bambini crea, ricrea analogie e paragoni, evoca immagini, inventa nomi, e queste invenzioni a volte diventano stabili e si ripetono in paesi vicini, in generazioni successive. A volte nascono e muoiono in un pomeriggio, in un cortile, in un gruppetto di bambini. Concludeva Sobrero che le carte linguistiche sono perciò degli arabeschi di lettura complessa, a volte impossibile, non tanto influenti. Vi ho portato soltanto per semplificare il gioco della lippa. Anche per questo gioco abbiamo tantissime varianti nella, tra l'altro è un gioco che è conosciuto dal Piemonte sino alla Sicilia, ma anche fuori dall'Italia, quello che è per cui anche sempre il famoso Ross porta tantissimi termini per la denominazione, Manza e Pizza Dietro, Nuzza, Castidò, Manza in Circolo, Ticchi, che sono un amato greco. Noi abbiamo registrato pochissime mai di queste denominazioni, soprattutto presso i giovani, perché gli anziani l'avevano un po' dimenticato, hanno fatto le richieste, e era il gioco pericoloso, tra l'altro, costituito da un bastoncino di circa 10 cm, una mazza lunga, per cui bisognava colpire il bastoncino e farlo andare lontano, una specie di baseball, si è persa anche questa tradizione e questa conoscenza. Quindi abbiamo parlato così del Salentino, ma noi abbiamo un altro problema grave nel nostro Salento. Il grifo. Il grifo che, se noi andiamo in quello che è l'Atlante dell'UNESCO, l'Atlante delle lingue in pericolo, è un Atlante libero per cui si può tranquillamente consultare, basta mettere il paese e il nome della lingua per avere questa immagine. Questa immagine, per esempio, io l'ho messo, vedete, grifo, Italia, e troviamo il nome della lingua, ci dice, come registrato, che è riportato anche in Calabria, la vitalità del grifo è severamente in pericolo. Ci dice il numero dei parlanti e come è localizzato, dice che è un dialetto periferico del greco. Il greco, dopo un lungo periodo di obsolescenza dovuta a quella politica fascista che vedeva i dialetti, la malerba da estirpare, oggi con la legge 482, abbiamo visto prima, del 99, è riconosciuta come lingua minoritaria da catalana. Per questo l'Unione dei Comuni ha fatto tantissimo, molto contestato in Italia, ma non solo, e sono stati raccolti materiali e culturali esistenti, ne sono stati prodotti degli altri, soprattutto di carattere artistico,
poi sono state rispolverate delle scritte, programmatiche, dizionari. Inoltre hanno contribuito a diffondere, a digitalizzare, la lingua, ormai lo ricordo attraverso iniziative che io ho severamente censurato, come i notiziari in grifo, che per fortuna ora sono stati abbandonati, trasmissioni televisive, calendari, che avevano cercato di recuperare le tradizioni, le ricette, i corretti dell'aria. Tuttavia, quello che appunto ho denunciato come assedio è una forma di accanimento terapeutico, quello del recupero, che spesso risulta molto discutibile perché ci si è preoccupati solo di rivitalizzare con terapie fortemente invasive, senza considerare lo status mobile e memorabile di una cura storica. Sarebbe auspicabile una cura preventiva attraverso politiche linguistiche non calate dall'alto, stabilite dal bambino, e a pianificazioni che tutelino la diversità come risorsa fondamentale e importante, in quanto tanto quanto la biodiversità nell'ecosistema che l'ha generata. Per scongiurare così esiti paradossalmente contrari alle attese. Scusate, non ho detto male perché non stavo bene. Insomma, sarebbe meglio prevenire che curare, avrebbe detto una pubblicità, o praticare accanimenti terapeutici. La lingua è vita e come tale va salvaguardata costantemente. Purtroppo per il grifo abbiamo diagnosticato 4 processi che ho elencato qui. La perdita del contesto di uso, cioè non si può parlare da nessuna parte, neppure a casa, la perdita dei parlanti sono pochissimi, nelle indagini a tappeto che abbiamo fatto nella regia nessuno parla più, nonostante gli sportelli linguistici nessuno parla più eletto, ha perso l'immagine, il grifo, e poi ha perso le strutture radicali, non riesce a comunicare perché il greco era nato, era la lingua della comunicazione di una civiltà contadina. Abbandonato per un secolo, mezzo secolo, non si può più utilizzare. Allora, non dimentichiamo inoltre che la perdita delle lingue comporta anche la perdita della biodiversità. Come è stato osservato da Ida Scorzo, le regioni con più alta biodiversità sono quelle più ricche anche dal punto di vista linguistico. Le lingue parlate nelle isole, ad esempio, si sono sviluppate come le specie viventi in modo unico e completamente autonomo. Le lingue vanno tutelate, vanno difese. Noi sappiamo che, per esempio, addirittura ci sono state delle rivolte, come quella che ricordiamo, del 21 febbraio del 1952 in Bangladesh, dove gli studenti avevano manifestato per rivendicare il diritto di esprimersi nella propria lingua, il diritto di esprimersi nella lingua madre. Da quel giorno fu istituita quella che noi conosciamo per il 21 febbraio, la giornata internazionale delle lingue madri. Ci sono già oggi la lettera, hanno mostrato un servizio dove vari presso la sala dei vigili avevano organizzato un evento a tutela appunto della lingua madre. Ma oltre a ci sono tante manifestazioni che sono state poi organizzate, non ve le leggo, anche altre iniziative come per esempio la Rosetta Project che per tutelare il patrimonio linguistico culturale e quindi la diversità immateriale sta digitalizzando documenti e testimonianze di circa 1500 lingue in pericolo nel mondo. Ma salto tutto questo, altrimenti di a noi ci sono altre iniziative attorno. E l'UNESCO da parte sua già dal marzo 2003, proprio ad un meeting internazionale, ha promosso altre iniziative e ha redatto anche alcune raccomandazioni per i progetti previsti nel biennio che
però previsto nel biennio 2003-2005, ma non lo tra gli altri ricordiamo stimolare la coscienza civile sulla situazione delle lingue in pericolo, realizzare network internazionali, sostenere l'educazione e la formazione per le ricerche sulle lingue a rischio, facilitare gli scambi di informazione, coordinare il lavoro di ricercatori e linguisti. Infatti era proprio questo che è importante, una collaborazione tra linguisti e parlanti, perché può, questa collaborazione può condurre ad una ripresa o quantomeno alla tutela delle lingue in via di estinzione. I linguisti possono aiutare le comunità nello sviluppo dell'insegnamento delle lingue e addirittura i parlanti delle comunità potrebbero diventare essi stessi, se utilizzati bene, potrebbero diventare ricercatori o linguisti. La ricerca dovrà essere condotta con un metodo rigorosamente scientifico, non improvvisato, valutando dapprima attraverso il reale stato di salute dell'idioma in via di estinzione, si dovranno verificare le caratteristiche della lingua in prospettiva diacronica, cioè tutto quello che era stato della lingua, dove era parlata, le varietà, cercare di ricostruire con quello che noi già abbiamo quello che è stato perso per evitare ulteriori perdite. Ma si dovrà non reinventare ex novo, così come hanno tentato di fare quelli della Grecia, alcuni della Grecia, quello che non è mai stato, e solo allora la lingua minoritaria, o comunque qualunque idioma che viene minacciato, potrà godere benefici anche delle terapie di ultima generazione, da web al re-learning, per promuovere la biodiversità della globalità. Concluderei dunque questo mio intervento, spero di non avervi annoiati, con le parole che il direttore dell'UNESCO, Mazzura, usò nel suo comunicato proprio in occasione della giornata internazionale della lingua madre nel 2004. Disse: noi celebriamo quasi 6.000 lingue, tutte creazioni del genere umano, che esprimono che non esiste la superiorità di una lingua rispetto a un'altra. Quindi queste lingue esprimono ciascuna in modo unico una visione del mondo, un sistema coerente di valori e significati. Infatti le lingue costituiscono un vero specchio della diversità culturale dell'umanità. Assicurare che queste lingue, 95% delle quali è parlato, il 4% della popolazione mondiale, possano continuare ad essere usate accanto alle maggiori lingue internazionali di comunicazione, una vera sfida per i 200 paesi del mondo. E quindi fondamentale non solo in nome della diversità culturale, ma anche in nome del diritto ad una educazione di qualità per tutti, che l'utilizzo delle lingue madri sia favorito nei sistemi scolastici sin dall'infanzia. L'insegnamento delle lingue, in particolare delle lingue madri, come potrebbe essere il nostro paese, secondo me, è forse vulnerabile in pericolo, diventa quindi più importante che mai, in un mondo che deve sapere comunicare a livello globale, ma che deve anche sapere preservare per ognuno la possibilità di parlare la sua lingua madre, come unica forma di espressione nel corso della vita. Come diceva Camilleri, il dialetto è la lingua delle emozioni del cuore, italiano la lingua del concetto. Quindi cerchiamo di tutelare e di conservare questa nostra ricchezza, questo nostro patrimonio. Grazie. Per il suo intervento, non è stata assolutamente. Sono di parte. Adesso l'intervento del professore Sobrero, dialetto e cultura popolare, il caso dei proverbi. Grazie. Ancora quello che dicevo, mi ricollego alle ultime affermazioni che ho detto, che mettono in relazione il dialetto con fatti di tipo culturale. Ecco, voglio esaminare questo legame
per vedere che cosa c'è in realtà dietro il dialetto, di che cosa è portatore. Cominciamo da una prima definizione. Cominciamo dalla definizione di cultura. In che senso si parla di cultura quando si parla di dialetto? Adesso non ti vado a parlare di cultura nel senso di cultura nobile, cultura degli alfabetizzati, di serie A. In realtà il concetto generale di cultura è quello che vedete qui su Gravit, compresso dalle conoscenze intellettuali, delle nozioni che contribuisce alla formazione della persona. Quindi, indipendentemente dal tipo di cultura, indipendentemente dal grado di scolarizzazione della persona, si tratta delle conoscenze intellettuali e delle nozioni che formano la persona umana. Più dettagliato è Sabatini Coletti, che dà questa definizione di tipo antropologico: patrimonio collettivo di credenze, tradizioni, norme sociali, conoscenze empiriche, prodotti del lavoro, proprio di un popolo in un dato momento della sua organizzazione sociale e connotati in una fase di civiltà. Quindi qui c'è una descrizione di una serie di oggetti che costituiscono la cultura. In particolare, visto che parliamo di cultura popolare, insieme di valori e di usanze, proprio in un dato stato sociale, e costituenti un fattore di aggregazione. Quando si parla di un dato stato sociale, a proposito di cultura popolare, si intende che nascondono stati sociali svantaggiati, inferiori, stati sociali che non hanno potuto dare al processo di alfabetizzazione nei secoli e quindi vivono in un orizzonte culturale molto particolare, molto diverso da quello della cultura alla quale di solito noi oggi ci troviamo. Quindi grazie. La situazione del termine cultura può essere tratta in questo modo. La cultura è, abbiamo due livelli di cultura, l'alta, l'alfabetica e quella popolare. Quella popolare è data da alcuni prodotti che sono prodotti orali e materiali come le credenze e le tradizioni, prodotti semplicemente orali come le norme sociali, prodotti materiali come le conoscenze empiriche, quello che si sa concretamente sulle vite di tutti i giorni, e i prodotti del lavoro, prodotti artigianali, diciamo, tradizionali, eccetera, eccetera. Credenze e tradizioni che formano delle forme di sapere che vengono trasmesse per via orale e che sono, tanto per intendersi, lo sappiamo tutti, ma insomma è più bene rivedere tutti insieme, tradizioni religiose, precetti morali, sia cristiani che pre-cristiani, questo è un po' importante questo allargamento, forme di superstizione, valori e pregiudizi condivisi, quindi ci interessa che siano valori che noi valutiamo tanto o pregiudizi che valutiamo pochissimo, tutti insieme costituiscono proprio dei fattori che contribuiscono a costituire un dato culturale. Stereotipi valutativi, pregiudizi quindi, convinzioni radicate. Concretamente si producono in fantasie popolari antropomorfe, animali misteriosi, che sono senza diritto, usanze ritualizzate come il consumo, cose che attraversano i secoli come forme di sapere. Poi abbiamo oggetti materiali, di quali ci utilizziamo più facilmente, i talismani che passano attraverso la magia, e i rimedi gestiti attraverso formule di medicina popolare, esorcismi, scongiuri, formule contro il malocchio, preghiere, medicina popolare che l'aglio ci porta la malva, dei prodotti della terra e così via. Questo insieme di credenze e tradizioni, dei quali alcuni tradizionali, altri tradizionali altri misti, costituiscono l'insieme dei fatti di cultura popolare. Come si tramandano i valori della cultura popolare? Nella società contadina pre-industriale non alfabetizzata, sostanzialmente, totalmente poco alfabetizzata, deve essere vicino allo zero, lontana dai centri che fanno e diffondono la cultura medio-alta, ma una civiltà molto compatta e omogenea, si diffondono e si tornano con due mezzi. La trasmissione attraverso le generazioni, la mamma la trasmette ai figli, i genitori, i nonni attraverso i genitori dei figli e così via, e attraverso i poveri. I poveri hanno la funzione di regolatore, di trasmettitore della pressantistica morale e insieme di collante sociale. Guardate, trasmettono la pressantistica morale anche più e meglio della Chiesa stessa, che pure è stata una
un potente motore di trasmissione e che però trasmetteva valori alti rispetto a quelli della cultura popolare che abbiamo detto noi. Quindi seguiva canali paralleli, prestigiosi, molto acclamati, ma che sostanzialmente inserivano un po' meno rispetto a quelli della tradizione, filtrata attraverso questo strumento importantissimo che è quello dei proverbi. Proverbi che ovviamente venivano veicolati attraverso il dialetto, perché stiamo parlando di popolazione territoriale. Poi cosa è successo? Beh, oggi la società è alfabetica, non è prealfabetica, non c'è più sostanzialmente una cultura popolare nel senso di cultura delle classi inferiori, e la trasmissione della cultura, qualunque essa sia, alta o bassa, viene attraverso altri canali, canali radio, canali digitali, canali elettronici, così via. Niente di più facile per spiegare il fatto che la funzione dei proverbi è caduta, è venuta meno, adesso parliamo di questi requisiti di caratteristiche componenti e di trasmissioni del settore popolare. Infatti oggi i ragazzi non conoscono più. Se scegliamo a livello delle generazioni più giovani e chiediamo allora, quanti proverbi conoscono i ragazzi, facciamo la prova che di solito si fa proponendone un certo mazzetto, questo conosce o non lo conosce, perché risultati vicino allo zero, molto molto molto. Il dialetto del resto, che veicola i proverbi, ha cambiato posizione del repertorio, non è attivo come prima, è usato sempre più per fini espressivi ed è sempre più subordinato all'italiano. Allora, oggi i proverbi rientrano nel patrimonio storico della cultura delle classi svolte. Sono indispensabili per ricostruire la vita sociale del passato, però sono importanti anche per capire le tracce del passato presenti nel mondo moderno. Perché in realtà non dimentichiamo che mentalità, comportamenti, tradizioni, usi per usi scolari, anche modi di organizzare il discorso, modi di argomentare, modi di apporzare la realtà, risalgono spesso a una, sono portatori di un'impronta di tipo territoriale, come si dice oggi, soggiacente. È lo stesso processo per cui quando il latino, l'italiano si è fermato sul latino, non è che lo tiene molto da un giorno all'altro, ma è infiltrato in struttura dell'italiano, tanto addirittura per mille anni e basta, poi abbiamo per mille scienze latine, così è venuto per il greco, per il latino e così via. Sostanzialmente nel passaggio da un tipo di cultura popolare, un tipo di cultura moderna, diversa, trasferita in modo attraverso canali diversi, eccetera, eccetera, e non è avvenuta una cesura, ma è avvenuto un completo passaggio, una filtrazione di elementi della prima rispetto alla seconda. È interessante ricostruire il passato per capire anche aspetti del presente in questo senso. È correlato l'uso del dialetto, ma i modi di pensare e di comportarsi, spesso nelle forme dialettali dei proverbi, spesso sopravvivono anche a livello inconscio. È il modello popolare, il modello vinto, che emerge e a volte caratterizza in modo riconoscibile il modello vincente. Dunque, proverbi per la ricostruzione storica delle mentalità e della vita sociale del passato e anche con una migliore comprensione delle mentalità e della vita sociale del presente. Provo qualche esempio, che abbiamo nel mondo, ma provo qualche esempio di proverbi salentini e scelti come rappresentanti di alcuni aspetti particolari di questa cultura, riflettendo un po' proprio su qualcuno di essi. Naturalmente io ho dei problemi di dizione perché avete capito che la mia origine non è salentina e ho avuto una propria difficoltà ad adattarmi alla dizione salentina, quindi non mi esibirò per il vostro soldazzo salentino, ma lo faccio io. Lo farà una parlante madrelingua alla quale mi affido. Prendiamo proverbi molto semplici che sono legati in più edizioni, ma magari qualche volta qualche cosa ci può pensare. Quando dovete mangiare sangue, questo riguarda l'alimentazione, e ovviamente è un stai attento, preparati alle delusioni che la vita ti darà.
però che cosa per dire questa massima del pensare, di non pensare, a che immagini si ricorre, immagini relative alla meditazione. E che cosa significa la meditazione? Si parla di mangiare lasagne e di mangiare fuori di peperoni. È un tema generale che ricorre molto spesso nei governi. Il mangiare dei contadini è mangiare di loro essenziale, è mangiare di loro, che consentiva loro di ritenere i morti della fame. E ricorreva a immagini, ricorreva a quello che la natura offriva, quindi fave, cicogne, bacche, uniti, vengono citati in molti proverbi. D'altra parte, alcuni altri proverbi, quindi mi bilancio, roba che hai fatto io, mangia tu che mangio io. Olio e sale non è babale, e basta un po' di olio di sale per dare un gusto un po' un cibo molto basilare. Fae, foglie, miele, un bilancio si sente in cielo. E la carne, gusto, si mangia la volta domenica sulle parti, la domenica, pasta e carne. Cioè, quando il giorno di Pasqua si mangia la carne. Tutte le domeniche vengono prima e dopo, non esageriamo. Ecco, quelle che si rimandano a uno scenario in qualche modo ci illustra sulle condizioni, ci dice qualcosa sulle condizioni di vita. La fame, conduce comportamenti anche che oggi noi stigmatizzeremo molto e faticheremo a comprendere, però qui la fame vuol dire istinto di sopravvivenza che domina su tutti gli altri istinti sui quali noi siamo abituati a fare qualche, così, alzare un po' su questo sito. Ci dare di mangiare piano piano. Chi mi dà da mangiare, io quello che amo. Guardate, è molto forte come affermazione. È una cinica filosofia esistenziale che trova la sua giustificazione soltanto in condizioni materiali di vita tragiche. La fame mette in discussione il vincolo più forte, quello padre e figlio. Attenzione, padre e figlio, si salva la madre. Questo è interessante, no? Perché la madre ha una sua dignità particolare. È un detto memorabile, una perla di saggezza, che è un proverbio, che tradizionalmente hanno la rima, questo non c'era perché. La filosofia ci insegna che i proverbi con la rima sono proverbi che per lo più risalgono a 600-700. Quelli più antichi, detti storici, quelli da Federico II in poi, in realtà non hanno la rima, ma vengono tramandati comunque, quindi di parte di generazione in generazione, come base di grande saggezza. Questo non ha la rima fino alla nostra vita, che probabilmente si fa pensare che sia addirittura più antico dei proverbi. E questo ci sembra così antica la fame della quale stiamo parlando. Ma i proverbi hanno anche altre funzioni, naturalmente. Ad esempio, ci dicono qualche cosa sul calendario. Un proverbio qualunque come questo. Da Santo Francesco, da Seda al Maestro. Quindi, San Francesco, la primavera grana, va il Maestro. Ma c'è la sciolga, c'è la prima. Queste immagini sono entrate dai illustrazioni che accompagnavano una scelta di proverbi che avevamo pubblicato su una rivista online che si chiama Puglia USA, cioè che mette in collegamento la cultura pugliese con la cultura americana. Questi sono la penna tipo molto gradevole di un maggio, che è un nostro illustratore francese che immagino molti lo conoscono. Allora, il calendario in questo caso mette a fuoco la ricorrenza di San Francesco e la collega che cosa? Una scadenza della natura, una scadenza dei frutti che maturano. Quindi mette a rilevazione il calendario con fasi e cadenze.
siano scadenze di campagna. Ce ne sono tanti proverbi di questo genere, ci sono proverbi che riguardano le previsioni meteo, che San Catalco e Scimit fasse un caldo, quindi previsioni meteo di tipo stagionale, sostanzialmente, processi di vinificazione, i processi di lavoro di fasi del lavoro agricolo, di tutti i santi simile in anzi, a fretta del seminario sostanzialmente qua, non c'è la della nostra. Quindi il calendario è un calendario che vi faccio notare sì legato ai santi e ai calendari cattolici, nel senso che tutti hanno, abbiamo, avevamo dietro la porta o comunque appeso in casa, eccetera. Però ha una sua funzione, che è una funzione che una volta legata alla vita materiale, ai principi della vita di tutti i giorni. E in questo senso i proverbi prescrivono, descrivono, prevedono il tempo, descrivono i tempi della natura, prescrivono quali sono i tempi del lavoro. Poi invece, noi abbiamo un calendario che è un diagramma che sta messo sul nostro telefonino, quindi i santi soltanto qualcuno lo conserva, ma giusto per la tradizione. I lavori agricoli, la scansione dei tempi dei lavori agricoli, ma non è che stanno ormai dalle app che il contadino si scarica sul suo cellulare e poi la maggior parte dei sistemi nazionali secondo il calendario che sono quelli rilassati quelli della natura, come sapete quando tornate nei supermercati, quando in questa zona tutti i gruppi possibili immaginare, chiaramente non si fanno più secondo i ritmi della natura e facilità è completamente evoluta secondo regole diverse. Le previsioni del tempo si fanno con i modelli matematici che conoscete, se si ha bisogno di una descrizione si ricorre a Google, non c'è che si va a sentire la condizione dei problemi. Che so, i lavori della natura ci dicono che sono altre cose che riguardano legami tra i lavori e alcuni particolari processi che la natura ha con sé. Sciannato il sicco, massa un litro, acqua di bravo e anche l'uragano. Di la cantora con un accento di ovviamente sono superato perché voglio dire che si tratta di collegamento alla campagna agricola della natura, i ritmi della natura stabiliti da certe scansioni temporali che coincidono sì con certe date che sono fasi dell'evoluzione della terra, insomma. Ma anche cose più impegnative, il calendario è una tradizione che dal Concilio di Trento in poi arreda le nostre case, ma è qualcosa anche più profondo come il Natale. Del Natale a tanti tremano gli infatti, il Natale è un conto e non le forme degli uomini. Quindi è un problema che riguarda il tempo dell'avvento o riguarda il tempo che fa. In realtà si mette in collegamento anche questo. Cose. Cioè, la maggior parte dei proverbi di Natale, questi come si dice, sono tantissimi, i proverbi di Natale, la maggior parte riguarda due cose, due campi fondamentali, la meteorologia, che in questo caso è il cambiare la stagione, entrare nell'inverno, la parte di origine e tradizioni della vita sociale. Se ne faccio un desciugno di Natale o hai tu o hai cane, chi non fa il disciugno a Natale o hai tu o il cane. Sono tradizioni che riguardano la vita sociale e il Natale è una scadenza simbolica ma lontana da quello che il messaggio cristiano, che è quello che tra i due vuole veicolare attraverso la celebrazione del Santo Natale. Anche qui vedete che c'è un collegamento tra una proiezione religiosa, cristiana, eccetera, e una proiezione di tipo materiale che riguarda la vita di tutti i giorni, che riguarda i problemi della sopravvivenza. Ancora questo è veloce, sì. Ci cammina dal mare, dalla casa di un terreno. Ci cammina spina spina dalla casa di un bambino. È logico che qui abbiamo sì. Un'organizzazione fonetica di cui noi non ci riconosciamo, no, perché le varianti sono i numeri e sono le varianti.
sono gli stessi poveri, sono poveri di aree che vengono di volta in volta cambiati con varianti che si adattano alla fonetica locale. Io volevo rispettare tutti questi poveri che ho trovato nei libri che poi naturalmente ciascuno sono fatti in modo che ogni scrittore ha un suo sistema fonetico che volevo rappresentare, certi suoni non ho migliorato niente, volevo comprendere proprio quello che ho testimoniato. E in questo caso questo è molto interessante perché dal punto di vista metrico è interessante, perché come vedete sono due coppie di ottonari, a rima baciata, A e B, vedete, ma non solo, ogni verso ha due corna si chiamano, ovviamente due pezzi, ci cammina e poi dà, alla casa e tutti gli altri, ci cammina, quindi spina, alla casa e tutti gli altri, cioè due ogni verso ha due, poi ci cammina che viene ripreso nel primo e nel terzo verso. Insomma abbiamo una serie di accorgimenti di tipo metrico che risalgono a forma ovviamente della metrica latina, della metrica greca, eccetera, eccetera. C'è anche un modo di confezionare questo poderio molto raffinato. La contrapposizione di tipo religioso è quella tra, come vedete, tra il diavolo e il bambino, tra il Signore, Gesù. Molto, molto sinteticamente rappresentati con quelle due figure tipiche. Quello che il messaggio che passa è anche interessante. Il cammino a tavolo a tavolo, cioè comodo, è certo di più. Va alla casa del diavolo. Si vede nella fase superiore questa camminata. Guarda, va al diavolo che lo aspetta. L'altra invece che cammina sulle spine va alla casa del bambino. Sotto che cosa c'è? C'è una etica della sofferenza, della rinuncia, del sacrificio, del dolore. Ecco. Un'altra delle cose che colpiscono in questi proverbi è il prevalere di questo messaggio. Voi sapete che la Chiesa ha due facce, no? Una della grande sofferenza, l'altra della misericordia, delle possibilità, insomma. In questi proverbi, in questo mondo così triste, così problematico, il mondo della fame, il mondo della morte, così via, quello che viene fuori è sostanzialmente, nella grande maggioranza dei casi, ci sono delle eccezioni, ma nella stragrande maggioranza dei casi, è l'etica della sofferenza, l'etica della rinuncia, e anche del tipo di umore che circola in questo tipo di società. Adesso possiamo cercare un po', se facciamo soltanto velocemente. Anche sovrani hanno delle proprie norme sociali, cioè precetti particolari, cioè quelle amicizie. Non parlano di pace, ma anche di l'amicizia deve essere di parità, non deve essere di quando c'è il suo aspetto, cioè la centralità della famiglia sostanzialmente. Ci deve stare in buona maritata, non è chiaro, né sopra né canata. Tutte le regole di convivenza. La madre diceva, non tante, sopra che te canta. Ma però è anche fuori di così. Sì, sì. La mamma, quindi non lo so per me, il figlio deve essere. Nessuno, ogni tanto che mi citò per tutti prete, frati, mai minchiati. Qui c'è il discorso da fare sui preti, c'è tutta una serie di problemi che vanno addosso contro i preti, con i loro pezzi, ma i preti come casta, come potere, questo è quello che viene dopo i problemi, perché loro posseggono tutto della comunità, controllano la nascita, il matrimonio, la confessione, la morte, sono consiglieri, possono aiutare economicamente, possono deprecare un pulpito e pensare a un serio rispetto a una comunità, all'orizzonte di quella comunità immenso, quindi come tutti i potenti, la morte e l'odio, e poi abbiamo un desiderio.
di queste anche figure retoriche che sono molto molto, molto divertenti. Quindi amato, odiato, temuto, amato. Nei proverbi io mi sono annotato, i preti risultano scorconi, avidi, furbi, ostinati, mellifluri, impiccioni, malvagi e vendicativi. Però sono tutte caratteristiche di carattere generale, no? Poi addirittura c'è acrimonia, il prete con la storia, il bandito con la pistola, c'è addirittura un'esagerazione. Quello che viene contestato è il prete, non il Vangelo. Il Vangelo è sempre salvo, cioè i precetti del Vangelo sono... Mi viene in mente qualcosa che riguarda il nostro Papa, cioè la riscoperta di questa parte della religione che si chiama il Vangelo rispetto a quello che si chiama il Vangelo. Un accenno soltanto veloce, questo ovviamente va da sé. Non a parlare quando pisciano gli aggiornati. Ovviamente il diritto di parola ma soprattutto gli uomini, questa è la cintura maschilista, ce l'hanno, è fortemente maschilista. Ma guardate che noi ci stiamo quando pisciano le termine c'è un paio esatto. Possiamo chiamarla ordine di classe, possiamo chiamarla privilegi di classe, molto più modernamente, ma insomma è sempre una contrapposizione tra due strati sociali. Il prete e l'avvocato sono figure un po' inquietanti perché sono avvertiti come mediatori tra il mondo reale e l'aldilà del prete, tra i fatti concreti di tutti i giorni e le parole delle leggi che sono sempre quelle della zecca del pubblico, quelle che non possono dire, quelle che non possono far soffrire. Sono figure che vengono vissute come inquietanti, allora naturalmente si scatenano. Sono figure ostili che scivolano verso lo sciamanesimo per quanto riguarda il prete, per quanto riguarda il giocoliere, il truffatore, per quanto riguarda l'avvocato. Possiamo arrivare a questi temi. E interessante questo, che è un portatore di handicap. Dio gli ha segnato perché come la strega, come la donna che porta in persona l'altare, l'essere, la sofferenza, ma in persona il diavolo. E quindi sono portatori di malvagità, che riguarda anche la Chiesa. Stabilire i confini, i vicini sono per definizione pericolosi perché minano la tua roba, e la tua roba sono soprattutto le tue donne, la moglie, la figlia e la moglie, e poi i giardini, cioè i possedimenti, forse per esempio i diori ma i giardini che si... No, io ho visto c'era quello che per una questione di invece di terreno ha ammazzato il figlio del vicino, poi sulla intolleranza per il vicino, per l'estraneo, perché sta appena di fuori dei confini, oggi possiamo parlare a lungo con tante argomentazioni. Mi interessa soprattutto questa ossessione per la roba, e dalla roba, roba vengono le donne di casa, e questa diffidenza a prescindere che richiama più naturalmente l'homo omnibus che l'etica cristiana. Questa è una cosa bellissima. Ah sì, la moda è bellissima. Gli animali, bambini,
qui vorrei un po' concludere in positivo, perché mi spiace, non sono soltanto queste immagini così tristi e pesanti della cultura contadina. Dove avviene la prima educazione? La prima educazione avviene quando quando la mamma parla del suo bambino. Cominciamo dalla mamma che parla del suo bambino. Questo è il 25 giugno, quando uscì il Papa a Roma, la messa capitale. Un banaliere che ordinava un chilo, che era il 25 giugno, in domanda. E questa esaltazione di mitica, no? di questo figlio, che, al quale vengono attribuiti due miti che non si potranno mai raggiungere in questo mondo, cioè il Papa e una messa di denaro immensa. Sono due obiettivi, due miti lontani, due mente lontane, due valori di riferimento fondamentali che rendono legati come porta fortuna all'immagine del bambino che la madre vuole dare al suo bambino. Non dice soltanto il bello, no, lo riduce, lo richiama, lo riconduce ai suoi valori di riferimento, che sono quelli supremi della messa cantata da Papa Roma, possibile, e quelli del panaglietto delle nautiche. E poi, questa è un'impresa moltissima, questo crudo, la fila sporca è un primo momento in cui passa l'educazione del bambino, no? La mamma insegna al bambino i rudimenti della educazione. Proprio in questo caso è molto carina. I capelli d'oro, la fronte medica, le due candele, l'uno. Queste sono vengono dette dalla madre toccando i capelli del bambino, i capelli d'oro, la fonte medica, la fonte che siede la sapienza, le due candele che ovviamente sono gli occhi, il naso, il mangiatutto la bocca, lucertume che è lo sterno, e poi il solletico che lo sopra, il giochino che si faceva la sessione. Guardate, è molto interessante, a parte che naturalmente è un giochino che è così spiritoso e così via, però è interessante come strumento educativo. Guardate, la mamma insegna al bambino intanto un po' di filessico, poi insegna un meccanismo molto complicato che noi immaginiamo si sia di bravissimo questo elemento, la metafora. Tocca il volucurco, tocca la naso, il naso lo chiama volucurco, tocca lo sterno, lo chiama lucentura, paniere lo chiama volucurco assoluto, cioè dà un nome metaforico agli oggetti che tocca. Insegna ai bambini uno strumento lessicale complicato che gli servirà quando dovrà utilizzare il lessico dialettale. Non c'è soltanto il lessico, insegna le cose più complicate. Poi c'è la Reissi, c'è la solita, c'è soprattutto una cosa interessantissima, il gusto del bilinguismo e della variazione interlinguistica. Perché le prime tre frasi, come vedete, sono in italiano, i capelli d'oro, fonte medica, le due capelli. Poi si passa al dialetto, come cosa naturalissima, cioè quello che noi abbiamo imparato nel Novecento soltanto mille anni dopo, 200 anni dopo sicuramente, quello che succede quando due lingue si incontrano e si incrociano, e quindi il lessico della lingua A, con il lessico della lingua B, eccetera, eccetera. In realtà è una cosa presente, praticata, vissuta concretamente dai parlanti, molto semplice e molto diretto. Cioè la mamma insegna al bambino ad alternare parola italiana, parola inglese, una cosa più naturale del mondo. E l'italiano ricomincia ad entrare senza creare gli scompassi per il brasiliano. Come adesso l'inglese entra l'italiano, come cosa no, molto più naturalmente sì. E così via. Poi volevo concludere con quest'ultima. Guarda. Ah, sì, è vero.
ricordando bellissima, bellissima, è la saggezza filosofica, è la filosofia del divenire, è l'anima, è Nietzsche, Schopenhauer, è Camus, è la filosofia del divenire come chiave filosofica per capire quello che succede nel mondo. E c'è qui terra e cielo, c'è speranza e assegnazione, c'è natura e cultura, ci sono messi insieme perché mi tutto è una vita concentrata in queste immagini, tutto che niente è dato una volta per tutte, tutto si crea e tutto si trasforma, però sotto sotto cosa c'è? C'è il cuore del Dio che nei secoli cerca di portare conservare tutto quanto, di conservare il fondo morale, etico che è il fondo di questa civiltà, portava avanti di secoli con i cambiamenti che avvengono ciclicamente, come avvengono nella natura, avvengono nella società e così via. Questo mi sembra bellissimo, questo punto parla di tutto lei, niente se partire, perché è filosofia questa volta di livello alto, altro che cultura popolare. Infine andiamo con il suo sistema. Credo che Shelley Meyer è la principale teoria rispetto a quelli dei paesi lontani. Signore Shelley Meyer, che è Castaglieri, dai più valore alla cultura. Questo è un po' il legame con cui vorrei chiudere. La musica è chiamando il tema di questo momento. Grazie professore, il suo tema, perché c'è molto di più dietro, è semplicemente dialetto, ma è molto più complesso. E vorrei invitare qui l'amico Luigi Pascali con un suo vieni qui con un suo intervento. Grazie, io chiedo scusa, ma come si sente, non è che stiamo molto bene, per questo ho preferito non stare al tavolo per non disturbare con i miei colpi tosse questi interventi, anche perché adesso dopo queste esposizioni è difficile un mio intervento, perché non sono né uno studioso né un accademico, ma semplicemente un appassionato, un amatore autodidatta. Che dire, leggere e sentire che si perdono quotidianamente o annualmente decine di lingue parlate stringe il cuore, poi vedere che la nostra è a rischio è una cosa drammatica. Io mi sono appassionato, mi occupo di dialetto, di cultura popolare da quando ero bambino. Devo dire con non poche difficoltà, perché ero un poco più che adolescente negli anni 70, quando c'erano gli zatteroni, le zazzere, i capelloni, e vedere un ragazzino che si occupava di dialetto e di faceva un po', diciamocelo pure, erano tempi in cui ancora il dialetto si cagnicciava, perché è bene ricordarli questi termini. Però sono stato testardo, caparbiamente testardo, e alla fine devo dire che nel corso degli anni qualche piccola soddisfazione questa passione me l'ha pure data. Ho cercato di frequentare alcune scuole materne, elementari e medie, cercando di portare avanti questo discorso del recupero del dialetto, però evidentemente ero una mosca bianca, però qualche piccolo seme lo ha attecchito, per cui qualcuno dei bambini che 10-15 anni fa hanno frequentato i miei piccoli corsi, vedo che si è appassionato, tant'è che in questi tempi abbiamo allestito con alcuni di quei ragazzi una delle mie commedie che ha avuto un bel successo. È triste vedere l'abbandono di questa. Io negli ultimi anni c'è una sorta di recupero. La mia preoccupazione e il mio auspicio è che non sia una moda, come quella della pizzica, nulla contro la pizzica, per l'amor di Dio, però poi commercializzare, strumentalizzare una cosa seria come la pizzica e il tarantismo è una cosa che non so se porta più benefici
o altro, però non è una critica nei confronti della questione, ci mancherebbe altro. Per cui mi auguro che non sia solo una moda, perché poi le mode passano e il recupero della nostra identità non può essere una moda che poi passa, deve essere qualcosa che rimane. Io non credo che siamo arrivati al punto di non ritorno, però mi fa riflettere il fatto che molti ragazzi di oggi, non solo bambini, ma anche ragazzi di adulti, hanno perso la pronuncia, non riescono più a dire già, ci spaggia qui giù, dicono ci spaggia qui giù, a già, ed è una cosa secondo me gravissima. Io non sono uno studioso, però è una cosa molto gravissima perdere la pronuncia della propria lingua. Per cui andrebbe fatto un recupero, secondo me, anche in questo senso. E poi la musicalità del dialetto e l'intraducibilità di alcuni termini. Come si fa a tradurre pampaugia? Come si fa a tradurre cettaora? Il modo di descrivere un albero in italiano qual è? Il tronco, i rami, i rametti, le foglie. In dialetto c'è proprio si apre il sipario, c'è la rapa, l'urapune, l'utaccaro, la stanga, lo stanghitietto, gli zippi e le pampa. Le pampa ne più utilizzate per le viti, ma anche per gli alberi, nel senso del fogliame nuovo. Potrei fare degli esempi, però rischierei di annoiare. Allora, come mi è stato chiesto, se vi fa piacere, vi leggo qualcosa che ho scritto io e poi concluderei con, secondo me, uno dei più grandi precursori del dialetto, De Dominicis, il capitano d'Antonio. È un'edizione originale. Ninna nanna, anima mia, ninna nanna senza luce, senza canto, senza luce, ninna nanna senza tempo, ma a noi la sentimo, cantilena, stacenata, senza senso, improvvisata, ninna nanna a sto cardillo, allo zicco, allo cenciuno, alla cozza e allo portone, ninna nanna, ninna, la ucchicetta senza ninna, fili d'oro sti capitti, non ne senti manoscritto, ninna nanna ogni momento, se le lacrime sostitte taggiugianti, firmamento, ninna nanna senza luce, senza tempo, senza luce, ogni giorno ha giocantato, figlio mio, te non sei nato. Ruggia la porta, con cuore unchiato, i portoni con la bocca inserrata, le fenesce che piangono lacrime da purpura, su da ieri gli schicchi, le canzoni appassionate, i punti, le serate scauticiate, i despietti e giastro, cruce la porta, canta canoni nenanne alle insigne pietre, chiuguti su sugli barconi e su sugli archi, imbellettati dai merletti dell'ecciso, cruce la porta. Ma nessuno la sente. Concludo con un pezzettino del primo canto di De Dominicis, Don Fierro. Quando fuori che morì lo piegiurau era mattina presto di ciuetia, e finché tanto non seutau scutau, riaugia lo chiavolo quasi a mezzatina. Dopo la fortuna di Betuzzato, lo portarono da un fermo e si venisse, lo papo sta essere davantato e tocca spietti, figlio mio. E giù portava una scorza d'emozione, sentì la pipa e se la pezza cava. Sopra hanno pietro, non faccia la fortuna e stacco da un camino si sentava. Ma allora le corpette si sentirono, caramente in terra di me, il giudereggio mio che certo gli ha raggiunto la pane ostaggiata. Cignavo in me, lo primo male acquisto, delle scarse calandore con un credo. Quello saccio c'è mi dice a Cristo, quali sono stati i peccati miei?
la pipa sia spicciata e se stupava. Il giù a stemare il giorno da nascita, quando il diavolo disse, io giuravo, già sì, è pronto, dopo giorno mio. Dentro una camera nera fuori buttato, un cancella soltanto una scrivania. E a già un capo diavolo si è assettato, un libro a mano e sta legge. E Paolo si cacciava dal bacchino, di tabacco piglia una pezzecata, e poi di un po' guarda con una cera, non era più niente appassionato, e disse, avanti, a noi, un nome dopo, un nome, che giurava il nome mio, che giurava, poi non lo gioco. Cioè mentre si scerrata uno scrivo e cacciare un chialino, un fumegato, la giacchetta si ripulizzava. Dopo che avevi chiuso i aggiustati, e di momento disse che giurava, eccolo a due. E si è pulito se niente è scerrato. Dunque, sopra le tie non c'è venuto un moderano che ha rubato. E quando ci la cuta si intortiglia, così delle condanne già sono luci. Ah, questa è la babbota e pum, e piglialo che giurava e già le luci. Grazie Luigi, anche Afono hai dato una bella lettura. Io vi ringrazio tutti voi di essere intervenuti a questa magnifica esperienza e rinnovo il nostro auspicio di esservi presenti il prossimo anno per la giornata del dialetto in un'altra occasione, in un'altra situazione. Grazie a tutti. Ai docenti, il professore Sorrero, professoressa Angeletta.